Una bellissima giornata qui, tanti giovani vediamo, quindi poi si parla di borse di studio, quindi talenti sia per quanto riguarda le ragazze che i ragazzi. Sì, oggi siamo in una delle scuole più rinomate di tutto il nostro territorio, presso il Marconi, dove oggi riceveranno la borsa di studio tre studenti che si sono distinti nel progetto STEM, un progetto che promuove le lingue, non solo la lingua inglese, ma tutte le lingue. Il progetto si riferisce in modo particolare a rapporti avuti con la Finlandia. Sono stati gli studenti finlandesi ospiti presso questo istituto e successivamente ad Helsinki sono andati i nostri studenti. Gli studenti che saranno premiati hanno dimostrato in modo particolare un impegno forte e questo non può che dare gioia non solo alla scuola ma a tutta la città e al comprensorio. Il progetto prevede l'insegnamento di cinese come prima lingua, materie in lingua, materie scientifiche in lingua, in particolare fisica e biologia, e poi inserire ragazzi all'interno di scambi culturali nella comunità europea, e in realtà abbiamo anche dei progetti extraeuropei. Al momento abbiamo attivati gli scambi con la Finlandia, con la Danimarca, con la Germania e vediamo se riusciamo con altri paesi scandinavi. Dunque sì, i progetti diciamo che riguardano le lingue al Marconi ce ne abbiamo tanti e sono di vecchia data. E ricordo che il primo progetto di potenziamento linguistico l'abbiamo svolto nel 1999, dal 1999 in poi. Quindi piano piano si è arricchito il panorama dell'offerta formativa e al solo diciamo, potenziamento di spagnolo all'inizio, era addirittura la seconda lingua, spagnolo o francese, si è aggiunto inglese, poi si è aggiunto il tedesco, il francese, cinese, giapponese e quindi insomma si è allargata la gamma anche con tipologie di potenziamento diverse. Questa è la festa delle lingue oggi per noi, che riunisce tutti i progetti di lingue. La lingua è all'inizio un ostacolo, è una barriera culturale, quindi quello che noi cerchiamo di fare è rimuovere queste barriere e produrre un dialogo in un mondo che è sempre più violento e in guerra. Mi sembra che il dialogo interculturale sia la unica soluzione di pace e di cooperazione internazionale. Oltre a ciò, infatti, noi oggi premiamo anche, per esempio, delle attività di PCTO come quelli previsti dalla United Network, quindi il progetto SNAP che prevede la simulazione dell'Assemblea parlamentare italiana, il progetto IMUN che prevede la simulazione delle attività delle Nazioni Unite, che è tutto svolto in lingua inglese ma che affronta tematiche appunto politico-sociali, e infine MUNER, che è lo stesso però fatto proprio negli Stati Uniti. Penso che comunque la forza appunto di questa scuola sia quella di riuscire ad aprirsi al mondo, di formare appunto dei cittadini del mondo, e secondo me è importante che sia la scuola ad offrire queste opportunità, perché non deve essere soltanto studio, soltanto nozioni, ma appunto far vedere che cos'è il mondo, e credo che in questo il Marconi, la dirigenza e lo staff siano veramente lungimiranti.